Prima di parlare dell'Atlante, della flora, che come ha anticipato Dario sta impegnando parecchio, io volevo fare un po' una sintesi di dove sono arrivati i vari progetti dal punto di vista proprio della raccolta delle informazioni. Perciò appena l'amico Ducoli mi dà a disposizione... Arrivo, aspetta, io vado vicino al furgone. Questi anni effettivamente siamo stati sollecitati parecchio nella produzione di strumentazione sia di tipo, vorrei dire, naturalistico ma anche informatico per mettere a disposizione tutti i dati raccolti e conoscere quel distretto biogeografico che possiamo chiamare Valle Camonica. Abbiamo, lasciatemi cercare il file perché eccolo qua, bellissimo. Ecco. Riesco ad aprirlo. Eccola. Si è allargata la concarena, è già un buon successo. Perciò diciamo che con Dario ci si era proposti sull'onda dei vari atlanti che erano stati prodotti più di 20 anni fa, ormai possiamo dire circa 20 anni fa, nel Parco del Ticino e che erano poi i secondi atlanti distributivi che venivano prodotti per un'area protetta in Italia. Il primo mi sembra di ricordare fosse per il Parco Nazionale dell'Abruzzo che sia stato fatto. Perciò tutta quella serie di conoscenze che dovevano caratterizzare un territorio e costituire in un certo senso l'ordito, la matrice naturalistica per non solo essere utilizzata come riferimento per i vari, specialisti, ma anche essere la base, vorrei dire il totem, per la divulgazione. Perciò anche ricalcando l'esperienza, vorrei dire, abbastanza articolata che è stata portata avanti negli anni nel Parco del Ticino con la prima edizione e poi le riedizioni, con delle sorprese straordinarie per aver visto che un 90.000 ettari come era il Parco del Ticino conteneva una naturalità impressionante, abbiamo pensato di replicare il modello anche sul fiume Oglio. Il primo contributo effettivamente quello sui vertebrati, che dovrebbe essere dal punto di vista, secondo me, logico anche l'ultimo, perché dal punto, cioè, è anche quello che in un certo senso dovrebbe rappresentare il cappello, ossia la qualità più evidente su tutta una serie di strutture, di microstrutture reticolari, che sono quelle che in un certo senso permettono la vita di tutti gli altri organismi. L'Atlante della flora, vediamo se riesco a procedere. L'Atlante della flora si baserà su un modello distributivo, cioè sarà un atlante vero e proprio, come saranno tutti gli altri atlanti che verranno portati a termine. Cioè, ossia, si è cercato di capire sulla base di pubblicazioni già esistenti, ossia di aree alpine, come impostare la presenza delle specie che nel caso della flora sono ferme, quantomeno non volano, quantomeno non hanno grosse difficoltà di localizzazione nell'ambito, diciamo, del territorio del bacino superiore del fiume Oglio. E così si è convenuto di ragionare su un modello che dividesse, secondo un sistema già sperimentato, infatti in ambito geografico, chiamato SOIUSA, Sistema Alpino di Suddivisione delle Alpi, alcune vorrei dire poligonali, ossia alcune aree come Alpi Retiche, Adamello, che parte anche questo delle Alpi Retiche meridionali, Alpi Orobie, Prealpi Bergamasche e Prealpi Bresciane, con l'ambizione di poter collocare la flora oppure tutti gli altri modelli, i funghi, gli invertebrati, nell'ambito di questa geografia. Di questo abbiamo ragionato con i gruppi di lavoro, si è convenuto di passare le informazioni e in quel grande, vorrei dire, contenitore, ossia fatto di banche dati,
che avessero quantomeno una congruenza, la capacità di suddividere sul territorio i viventi secondo appunto questo modello. Nei tempi, 2016 Ventebrati, che era già pronto, adesso siamo nel 2018 con la presentazione, ma di fatto Flora Vegetazione 2018, vedremo, diciamo, se Dio ci assiste, e gli insetti 2000 punto punto di domanda, funghi 2000 punto punto di domanda. Questi erano i tempi iniziali dei progetti. Per i funghi, il Centro Studi Naturalistici Bresciani, cioè i ricercatori, no, hanno passato parecchie informazioni e hanno già permesso, in un certo senso, di arrivare a una checklist. Sono tutti materiali da collezione e Giambattista Gigliani, insieme agli altri ricercatori del Centro Studi, si è occupato, in un certo senso, di tradurre in tabelle, che poi sono state da me informatizzate, e fare in modo di avere già un minimo di checklist e una distribuzione dei funghi. Resta ancora molto da fare. Gli applicativi permettono molto brevemente di sapere, già informatizzati, dove sono le distribuzioni e anche di produrre delle carte distributive molto semplici. Sta di fatto che, secondo i dati passati dal Centro Studi Naturalistici Bresciani, dagli micologi del Carini, adesso in totale ci sono 547 taxa di funghi, e sono pochi, me lo dirà poi la Susanna, che sono pochi, ma me lo confermerà, perché se li paragoniamo a quelli del Ticino, siamo effettivamente, il percorso è molto da fare, è molto lungo, per un totale dati di 580, come vi vedete, così suddivisi. No, queste sono mappe automatiche che vengono prodotte da applicativi, ma in un certo senso hanno permesso già quantomeno di avere un primo assaggio di quello che può essere la distribuzione micologica nell'ambito del bacino superiore del fiume Oglio. Insetti, il Centro Studi Naturalistici Bresciani, con tutti i collaboratori, ha passato tantissime informazioni, soprattutto il gruppo con Grottolo, con Pedersoli e anche altri ricercatori, hanno passato moltissime informazioni. Però mi trovo in una certa difficoltà, perché non conosco, come nella flora, la complessità di questi mondi. Perciò io mi limito solo a fare, in un certo senso, un po' il ragioniere. Ossia, io prendo tutte le informazioni che mi danno e vi garantisco che non è molto semplice tradurle poi in tabelle operative, e cerco di implementare, brutta parola di origine inglese, queste banche dati. Perciò, con il contributo del Centro Studi Naturalisti, senza entrare nel dettaglio, siamo a un totale di 521 taxa e di 987 raggruppati dati. Raggruppati vuol dire una volta sola citati nell'ambito della poligonale. Però vedete che già c'è una piccola distribuzione. Mi direte, ma sono solo certi gruppi di insetti, sono solamente alcune famiglie, addirittura alcuni generi solo o altro. Certo, c'è tantissimo da fare, ma vi dico che non ho nemmeno la percezione lontana di quanto sia la complessità di queste rappresentazioni. Non è come nella flora, bene o male, che ho preparato i modelli degli Atlanti di mezza Europa e ho, se mi dite un'area geografica, riesco a capire bene o male di che morte dobbiamo morire dal punto di vista del numero delle specie, oppure della complessità degli habitat dal punto di vista floristico e vegetazionale. Molto più facile sono stati i molluschi acquatici con Nardi, che mi ha passato delle tabelle, non le abbiamo ancora collocate, vorrei dire, nelle rispettive aree geografiche, ma il suo lavoro, sono 136 taxa di molluschi acquatici, pensate, di conchiglie acquatiche, è riuscito a estrarre da bibliografia o da dati di sua collezione 393 dati. Perciò i dati, su questo gruppo di specie sono già stati ben preparati e ben informatizzati. La flora, veniamo da un Atlante che nel 2012 ha pubblicato la situazione in Lombardia, abbastanza, forse la più completa che abbiamo a nord del Po. Atlanti così sofisticati e così puntuali, effettivamente ne sono stati prodotti pochi.
Questa, come vedete, le macchie rosse, al di là della flora esotica che è concentrata nella zona del Piedemonte, ossia nelle grandi città, riguardano poi proprio la Vacca Monica e la Val di Scalve, cioè dove c'è la più alta presenza di specie floristiche. Sono contingenti di circa 3.000 specie che esistono in Valle Camonica. Nel 2012 è stato prodotto l'Atlante e nel 2015 è stato fatto già l'aggiornamento su Natura Bresciana, arricchendo non di poco, di 1.156 nuovi dati. Vedete le mappe, vedete dove in classi di colore, ossia dal più tenue al più carico, sono stati riscontrati nuovi aggiornamenti. Perciò sono stati addirittura trovati nuovi generi che hanno completato il quadro. Questo è nel 2015. La situazione di adesso, nel 2018, è che dal 2015 abbiamo già accumulato 5.492 osservazioni e che raggruppate, ossia nell'ambito delle poligonali, sono 1.372 dati. Adesso ecco, sono andato avanti. Ma guardate nel bacino superiore del fiume Olio, che è quello ellissoide, sostanzialmente 459 dati sono 331 già raggruppati, ossia questi sono specie nuove nell'ambito del territorio. Ecco. Autoctone, tante, che non conoscevamo prima, oppure che in Vacca Monica non c'erano. Questa qui è dell'altro ieri, la Anna Bonettini ha trovato l'Oplismenus ondulatifolium, questa graminacea, al monticolo. Non avevamo, vedete le informazioni in viola per la valle, vuol dire che non sono entrate nei precedenti atlanti. Questa è tutta roba nuova, è roba che sono tutte osservazioni che ci dice che il nostro territorio sia conosciuto, ma sta anche cambiando velocemente. Perciò alcune specie bioindicatrici, come queste di Querco Carpineto, stanno incominciando a frequentare i nostri territori. Cioè vuol dire che siamo sottoposti a una pressione straordinaria dovuta, forse, io non ho la statura scientifica per dirlo, ai cambiamenti climatici, ma soprattutto alla velocità con la quale questi cambiamenti climatici si stanno manifestando sul nostro territorio. Assidi frequentatori e fornitori di dati nuovi, tutte queste persone sono persone che lavorano e continuano a far confluire informazioni scientifiche nell'ambito di un progetto, sono tutti volontari, compreso Armiraglio Stefano, che è il direttore del Museo di Scienze Naturali di Brescia, che dovrebbe coordinare il progetto della flora insieme a me e che si occuperà più che tutto della vegetazione. Però come vedete ci sono tante persone che sono anche in questa sala, che in questi anni hanno raccolto specie, hanno raccolto informazioni comunicate, queste sono state informatizzate. E soprattutto persone che diciamo afferiscono al gruppo Facebook, ossia di un social media che è Botanica Retica, che tanti frequentano e sono in grado di comunicare le loro ritrovamenti. Questi ritrovamenti, nel caso più complesso, vengono poi rivisitati da persone, da botanici, e sono in grado di entrare, diciamo è l'imbuto che permette di alimentare sul territorio questa banca dati. E prima Ducoli citava il fiume Olio come diciamo elemento continuo della nostra biodiversità. Questa mappa del 2015 vi fa capire come in 3 anni siano cambiate le cose, cioè siamo già arrivati che in certe aste del fiume Olio sono entrate ancora specie e sono aumentati sia il numero delle esotiche, ossia non sono più 100 le esotiche del fiume Olio, ma sono di più, 103, e in alcune aste, in alcuni segmenti, certe specie che non avevamo prima notato, adesso le abbiamo cominciate a vedere. E sono specie a volte che creano anche problemi, come diceva Racreum Antegazianum, è una pianta che può effettivamente portare a delle scottature impressionanti, oppure anche alla cecità. Perciò sono specie che non bisogna demonizzare, ma però bisogna imparare a conoscere. Questo è il modello con cui si è affrontata la flora del bacino superiore del fiume Olio. Io ho tentato una prima stesura e sono arrivato alle saxifraghe, sono alla S. Penso di essere a 3/4 del lavoro, forse 4/4.
mi aspettano ancora due mesi e mezzo per concludere, diciamo, la, per concludere la, la parte del testo. Parallelamente Federici Germano sta lavorando al GIS per produrre le mappe di distribuzione che saranno a livello di comune. Come vedete è molto più semplice mappare le piante che mappare gli animali, però si riesce a produrre questo avendo una quantità infinita. In questo caso stiamo parlando di quasi 1 milione di informazioni, cioè non sono, sono tante da vagliare, però le mappe vengono prodotte automaticamente insieme a dei grafi che riescono a dare la situazione tanto della conoscenza della specie sul territorio e come è stata affrontata anche in, negli anni la ricerca. Questo è solamente una bozza perché io non sono in grado di produrre compiutamente la parte iconografica. Germano Federici produce le mappe sulla banca dati che io continuo ad aggiornare. Io scrivo i testi che sulla traccia dell'Atlante della Lombardia centro-orientale con degli approfondimenti per quanto riguarda la cosa. Qui vedete alcune mappe, vedete le mappe sono abbastanza dettagliate e contengono in un certo senso tutte le informazioni. Quindi io vorrei dire che resta un tanto da fare, e non lo so, da parte mia è un certo senso di impotenza perché mi trovo con un problema di dare abito a questo volume sulla flora insieme a Stefano Miraglio e Federici, ma quasi da gnomo rispetto a un grande lavoro. Però in un certo senso anche un sollievo perché la mia problematica è già conosciuta ed è ben definita, cioè ho alle spalle tanti lavori, tanti studi, ho alle spalle un Atlante della Lombardia centro-orientale e ho vicino a me tantissime persone che continuano, che collaborano e che in un certo senso fanno confluire tutte le loro osservazioni e anche dubbi al leader del progetto in un certo senso. Io vi ringrazio di avermi ascoltato.